Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Nel frattempo la gara è iniziata. Che erroraccio! La mette sulla fascia. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Sulla destra. Palla a Zárate. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Frazier si libera alla grande. Gioca con un pallone lungo. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Boca Junior sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Grande prova di forza. Da lì può segnare. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Fabinho. Lungo passaggio in avanti. Zárate. La gioca in profondità. E trova bene il compagno. Se ne va. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Draxler! Sané! E no, niente, è finito il fuorigioco. Nessun gol finora. Elegante. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Keita. C'è la palla lunga in avanti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Prova a verticalizzare. Sané ha una buona opportunità. Higuain ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Bello intervento difensivo. E corna.
Ecco Draxler, ecco il cross di Draxler. Spazia via senza crogioli. Frazier cerca lo spunto per la fondo. Va via in profondità. Arriva nella tre quarti avversaria. Draxler, penalty, è un grande riflesso qui. Che salvataggio da parte del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Palla oltre la linea, gioco fermo. Ottima discesa sulla destra. Bel gesto tecnico. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Scodella il cross. Pericolo. La mette sulla sinistra. Sané prova a salire sulla fascia sinistra. Si libera la grande. Fabinho. Draxler. Batshuayi. E trova il compagno. Prova ad andare via con eleganza. Ottimo intervento. Fabinho, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. E l'arbitro manda tutti a prendere un teccando. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si ricomincia. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Pallone lungo in verticale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Palla verrà rimessa in gioco con le mani. Draxler. Batshuayi cerca di sfruttare gli spazi laterali. Può provare. La difesa era ben schierata, è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore, gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li ha mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Sarade si spinge in avanti sulla destra. Batshuayi. Draxler.
Ottimo salvataggio! Posso crederci! È un gol così, Fabio, proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. Un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Se ne va Higuaín. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Hakimi dice no. Sarate riceve un bel pallone. C'è un'opportunità a sinistra, con prova la conclusione, la toglie dalla porta. Cerca l'uomo là davanti. Buon lancio. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta. Occhio! E il portiere dice di no. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Scodella in avanti. Sarate oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Draxler. Il Boca Juniors non riesce a mantenere il possesso di questa palla. Non c'era spazio. Lungo passaggio in avanti. Kostis incornata. Non si ferma più, ancora segno. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Si riparte dal 3-0. Sané può calciare. Hanno già riconquistato palla. Difensivo molto tempestivo, il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Lopez. Fa avanzare l'azione con un lancio lungo. Higuaín. Prova con la palla lunga. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Pallone filtrante a superare la difesa. Cerca lo spunto. La gioca a sinistra. Occhio a cross. Bella parata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. E passa. Keita. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è la palla lunga in avanti. Ora Sarate. Calcio di punizione per il Boca Juniors. Voglio proprio vedere che soluzione adotteranno.
e questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Sané, il portiere si oppone e solo il grande intervento del portiere evita il gol. Raiolo, l'avversario ha avuto la meglio, si libera alla grande, passaggio sulla destra, è libero di creare pericolo e passa, può calciare la rete, attenzione al tiro e c'è la rete, hanno ridotto lo svantaggio, adesso due reti, il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Non molto. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Giocatori che tornano a casa sconfitti, delusi. Hanno avuto delle occasioni per raddrizzare la gara. La fortuna non è stata sicuramente dalla loro parte, però anche loro hanno sbagliato. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Una partita vivace, in cui non sono mancate le occasioni da...